Tripolo sì, Tripolo no. Questo potrebbe essere il riassunto della conferenza al Civico di Vercelli dal titolo Il futuro dell'Università del Piemonte Orientale, che ha sostituito la classica inaugurazione dell'anno accademico alla presenza delle massime cariche sia politiche che universitarie. Tre i punti importanti toccati dal rettore Paolo Garbarino nella sua relazione iniziale: l'applicazione della riforma Gelmini, la diminuzione dei trasferimenti finanziari dello Stato alle università, la volontà ministeriale di diminuire corsi di laurea e sedi formative. Subito dopo ha tenuto banco la disputa Novara-Alessandria, con da una parte il sindaco alessandrino Piercarlo Fabio, che ha voluto ribadire l'impegno della sua città nel sostenere l'Avogadro anche con un piano finanziario di 750.000 euro all'anno per 10 anni, e dall'altra il vice sindaco novarese Silvana Moscatelli che, forte dell'aumento di iscritti e della posizione strategica della città, vorrebbe spostare tutto in un'unica sede dove è già prevista la creazione di un campus universitario. Ma credo che il dato più rilevante che è emerso in maniera esplicita sia questa sorta di dicotomia che esiste tra il polo novarese e quello alessandrino, che si vede nei numeri ovviamente, anche nelle risorse investite, nelle politiche che sono state seguite fino a questo momento. Personalmente credo che non sia così rilevante, come dire, andare a cercare di vedere quali sono stati i limiti o i meriti degli enti locali, che come sappiamo si succedono nel corso del tempo, eccetera, perché comunque tutti a modo loro hanno ribadito la loro piena e ferma volontà di sostenere l'università nel territorio, quanto piuttosto quelle che possono essere le responsabilità dell'università nel non aver saputo gestire forse al meglio, come dire, le relazioni con gli enti locali, in modo tale da creare una sorta di maggiore omogeneità rispetto all'eterogeneità che è emersa. È chiaro che noi abbiamo passato delle fasi molto, molto diverse tra di loro, in particolare siamo passati in una fase in cui c'era una concorrenza anche tra le sedi, perché era una concorrenza tra le facoltà e tra i dipartimenti, che necessariamente ha avuto dei riverberi anche sui territori, ad una fase in cui invece la collaborazione e le sinergie sono il punto di riferimento costante che dobbiamo avere. In questo senso io sono un forte sostenitore della tripolarità e sono molto d'accordo con quella parte della relazione del rettore in cui si dice sostanzialmente di utilizzare le potenzialità che abbiamo in un polo anche per l'altro e viceversa. Questa è l'unica strada che abbiamo per crescere e per rafforzare il nostro ruolo nel territorio. Quindi non una chiusura, per così dire, delle singole facoltà nei territori di riferimento, ma un'apertura con delle intersezioni molto, molto utili. Ma il policentrismo è davvero un punto di forza? Dalla regione fanno eco favorevolmente, sostenendo che le varie forze in gioco devono imparare a collaborare e coordinarsi, eliminando gli sprechi e favorendo la competitività dell'offerta formativa, godendo peraltro dell'appoggio sia finanziario che legislativo della regione. La regione avrà e deve avere un ruolo strategico per l'università per due fattori importanti. Ci sono meno risorse pubbliche e noi diamo una straordinaria importanza all'università per il rilancio del territorio. Allora ecco il richiamo all'unità, a lavorare insieme, a fare sistema. Abbiamo molte sfide da vincere. Due, nei confronti del Ministero. C'è un problema di sottofinanziamento storico degli Atenei piemontesi, non ce lo dobbiamo nascondere, che deriva dalla perversione della spesa storica, per cui in questi anni chi più ha avuto ha continuato ad avere, e c'è una carenza di posti in medicina che penalizza le nostre facoltà. Questa è la battaglia che dobbiamo fare insieme al Ministero. La sfida che dobbiamo vincere invece insieme sul territorio, su cui è importante la sinergia, è quello sulla competitività del nostro sistema universitario. La Regione c'è ed è disponibile a fare la sua parte. L'università è uno dei tre assi di intervento del piano competitività. Abbiamo investito molto sul diritto allo studio, vogliamo dare la borsa di studio, continuare a dare la borsa di studio a tutti gli aventi diritto, migliorare i servizi delle DISU, soprattutto per il Piemonte orientale fino oggi penalizzato. Continuiamo ad investire sull'edilizia universitaria e insieme vorrei che facessimo una legge sull'università. Ce la faremo, nel Piemonte orientale permangono limiti strutturali che non dobbiamo vivere però in contrapposizione, perché non ci devono essere né vincitori né vinti in questa battaglia, ma solo un grandissimo vincitore che è il sistema universitario piemontese, l'offerta
offerta formativa e i nostri studenti. Diritto allo studio e investimenti sono le parole chiave pronunciate dall'assessore all'università Elena Maccanti. Ma come si possono superare le incomprensioni di carattere più tecnico? Una possibile soluzione, fortemente sostenuta dal rettore, potrebbe essere la costituzione di una fondazione dove poter discutere i piani di intervento e i progetti strategici, superando gli impedimenti locali e le annose questioni burocratico-amministrative. Io credo che al di là delle polemiche locali o altro, il punto principale sia quello della necessità di una maggiore, di un maggior coordinamento. E un maggior coordinamento al nostro interno e con gli enti locali non può che esserci trovando una stanza in cui il coordinamento lo si possa fare, una entità che possa condurre questo coordinamento. Non vedo altra soluzione che una fondazione o comunque una struttura giuridica che comprenda tutti gli attori locali, comprenda l'università, comprenda eventualmente anche la fondazione. Altrimenti assistiamo a delle politiche parziali, non coordinate, e in questo momento io credo che questo non sia positivo per l'Ateneo. La speranza è che i forti investimenti fatti negli anni passati possano non risultare inutili e che l'asse Novara Vercelli non cresca a discapito della meno strategica a livello geografico Alessandria. Il tripolo è una forza e non una debolezza. Questo sembra emergere dalla maggioranza delle parti chiamate in causa in questa conferenza.